Benvenuti a tutti, benvenuti ai protagonisti di Making of e benvenuti al pubblico. Siamo qui per presentare questo progetto. È un progetto formativo a lungo termine. Inizia per forza di cose in questo momento online, data la situazione attuale, ma proseguirà sia online che dal vivo anche a emergenza terminata. È un progetto che prevede diverse formule di approfondimento e di affiancamento che poi vi racconterò. Melina Scalise, Francesco Tadini, Spazio Tadini Casa Museo e Foto Milano, partner di questa iniziativa e anche luogo fisico, come poi ci dirà Melina, di quando riprenderemo le attività a emergenza terminata. Saluto e ringrazio Alessandro Albert, Michele Abriola, Angelo Cucchetto, Riccardo Venturi, Leonello Bertolucci, Alessandro Trovati, Andrea Frazzetta. Manca Claudio Palmisano, che non può essere con noi perché in questo momento è sott'acqua nella laguna veneziana. È volutamente chiamato opificio della fotografia perché gli opifici erano il luogo del fare, del creare, della pratica, e con anche dei momenti di affiancamento uno a uno con i protagonisti che vedete in questo momento in diretta insieme a me. Noi apriremo periodicamente delle call. Così chiamate, dove le persone possono inviare i propri lavori, possono essere progetti in fieri o già abbondantemente portati avanti o iniziati. Chiusa la call, il team di persone e di professionisti che vedete li guarderà, li valuterà e ne verranno selezionati per ogni call massimo 10. Avvenuta questa selezione, i selezionati hanno la possibilità di approfondire il loro lavoro attraverso tutta una serie di momenti che sono sia di gruppo che individuali. E a quel punto la persona avrà la possibilità di andare ad approfondire, a sviluppare, a chiudere magari anche, perché magari è già a buon punto, il progetto con delle lezioni proprio one to one, chiamiamole così com'è, cioè avranno un rapporto diretto e unico con il fotografo o il professionista di settore che lo riguarda o che anche lui ha indicato come sua volontà di scelta. Si deciderà una deadline, incontrati tutti i protagonisti di Making of, fatte le lezioni individuali, fatto l'approfondimento ritenuto necessario con ognuno dei tutor, termina la deadline, il team si ritrova al completo e vede il lavoro portato avanti o addirittura ultimato in questo lasso di tempo. Verrà decretato un vincitore assoluto che vedrà anche la pubblicazione del proprio lavoro sulla rivista Cities, grazie anche alla presenza e alla collaborazione con Angelo Cucchetto. È una squadra molto forte, molto nutrita, molto interessante. E molti li conoscete assolutamente già, però ve li presento velocemente per darvi anche l'idea della particolarità di poter avere un approfondimento uno a uno con personaggi del calibro come Leonello Bertolucci, fotografo, foto editor, giornalista, docente all'Istituto Italiano di Fotografia. E tra l'altro fotografo contributor per l'agenzia Getty Images e specializzato anche in fotografia di spettacolo e soprattutto con un
lavoro corposo sul reportage, sul senso anche del reportage in chiaro. Riccardo Venturi, che non vedo più ma lo ritrovo, Riccardo Venturi, reporter, due WordPress foto, se non ricordo male, uno nel 97 con Afghanistan, uno nel 2011 con Haiti, una serie di progetti molto corposi, tra i quali gli italiani in Europa e gli italiani nel Belgio, che si chiude con gli italiani nella Germania, ed è fotografo dell'agenzia Contrasto dal 2001. Claudio Palmisano è uno dei post-produttori più noti e più quotati, diciamo così. È un fotografo che ama il mare, è un esperto di fotografia digitale e di post-produzione, e è cofondatore del laboratorio di post-produzione e stampa di ECB Fotografi di Roma. Insegna all'Istituto Superiore di Fotografia, ma soprattutto ha come laboratorio di post-produzione ha avuto clienti come Nachtway, Adam Ferguson, Stanley Green, Massimo Siragusa, Paolo Pellegrin, solo per citarne alcuni. Abbiamo tra i protagonisti di Making of Alessandro Trovati, con 25 anni di esperienza con Associated Press e Pentafoto, che ha fotografato i più importanti eventi sportivi del mondo, tra cui 12 Olimpiadi, ogni Coppa del Mondo di sci dal 92 ad oggi, annovera diverse mostre, sia personali che bipersonali, e sta portando avanti numerosi progetti, parentesi, Canon Ambassador dal 2017, diversi progetti, tra cui anche il suo primo libro. Andrea Frazzetta è un fotografo documentarista, contributor di The New York Times Magazine e del National Geographic, e i suoi lavori sono stati pubblicati da numerose testate, tra le quali anche Der Spiegel, The Guardian, ha esposto in numerosi festival sia in Italia che all'estero, e è rappresentato dall'Institute for Artists Management. Michele Abriola, lo vedo, e qui investe di fotografo esperto di fotografia di matrimonio. Anche lui ha pubblicato su testate nazionali e internazionali, ma non è tanto le loro biografie che le troverete comunque negli articoli che pubblicheremo, ma è proprio una persona che può andare ad approfondire molto anche tutto quello che è l'aspetto reportagistico che può avere anche la fotografia di matrimonio, quindi una fotografia distante dal sensazionalismo, diciamo così, ma che ha a che fare con il racconto. Alessandro Albert, Albert è un terzo posto WordPress Photo nel 2001, se non ricordo male, proprio nella Sì, 2001. Sezione sul ritratto, e di lui è particolare alcune sue dichiarazioni, tipo che non ama i progetti a lungo termine e lo stile fotografico intenso come routine. Questo lo dico anche per entrare un po', e poi passerò la parola a loro, nella sensazione e nel mood delle persone con le quali andrete a lavorare. Ultimo ma non ultimo, Angelo Cucchetto, comunicatore, producer, critico e promotore, editore di siti storici, art director di Trieste Photo Days, consulente giurato dal 2017 del premio internazionale Urban Photo Award Contest. Allora, mi piace l'idea che hai avuto, Federica Paola, di mettere insieme un gruppo di professionisti che, diciamo, si mettono a disposizione. Questa è anche un po' una novità, poi in fondo, no? C'è, cioè, come dire, una specie di, dico in maniera ironica, a me piace sempre fare il paradosso, ma un pronto soccorso, tra mille virgolette, dove venire a chiedere consigli. E in che modo? Nel modo che tu hai descritto. Ora, i fotografi hanno una serie di cose che sono mille dubbi, uno, però parallelamente anche un certo narcisismo. Dunque, già siamo in un terreno scivoloso dove ci innamoriamo magari dei nostri progetti, delle nostre foto,
Dunque, il senso critico, anzi il senso di autocritica a volte è latitante, però nello stesso tempo siamo assaliti da mille dubbi, che sembra un po' un simbolo, perché o sei sicuro di te o sei pieno di dubbi. Invece siamo tutte e due le cose contemporaneamente. E questo non riguarda solo chi all'inizio di un percorso, non riguarda un principiante, riguarda i super professionisti, i maestri della fotografia. Anzi, la realtà è che spesso chi si compra la Nikon il martedì, il mercoledì pensa di sapere tutti, poi vai a vedere, non so, un Irving Penn, per cui monumenti della storia della fotografia, uno che ha lavorato fino a 90 anni, uno che ha fatto 150 copertine di Vogue, che all'apice della carriera, ormai osannato, strapagato, ricercato da tutti, dice: sapete che c'è? Non ho ancora capito, cioè non ho capito niente, non ho ancora capito se questa macchina fotografica che ho tra le mani è un bisturi o un violino. Però dice Irving Penn, c'è la carriera, allora se ho qualche dubbio io non mi devo spaventare. Il fotografo che sviluppa un progetto, eccetera, e torniamo al concetto di opificio, cioè è inutile farsi tante, come dire, cose. Il cervello è importante, ma essere troppo cerebrali a volte è un limite. Dunque si fa. Ma non è che monitoriamo e abbiamo la possibilità di monitorare quello che facciamo con un termometro, facciamo di pancia così, secondo appunto le stimoli che ci arrivano. Ma chi ci dice? Chi ci dice sta andando bene, sta andando male, eccetera? Allora, siccome c'è la componente narcisistica, ai fotografi piace molto sentirsi dire bravo, ma è la cosa che serve meno. Serve molto di più farsi fare delle critiche, accettare con umiltà delle critiche, perché quelle sono costruttive. Cioè, se mi dici, guarda, che secondo me qui c'è una cosa che puoi migliorarla, mi stai facendo del bene. Se mi fai l'applausino, diciamo, allargo la mia ruota da pavone, ma non è servito a nulla. Il mio ego gode, ma allora serve qualcuno che affianchi un fotografo. Un occhio terzo che con un po' più di distacco e non col coinvolgimento tipico del fotografo che impasta le sue foto con come dire, i momenti che ha vissuto mentre faceva, no, dice: guarda, questa foto forse anche no, è ridondante, eccetera. Per cui serve essere affiancati da qualcuno e noi vogliamo lavorare in questo senso, perciò i progetti che verranno individuati secondo le modalità che Federica Pala ha accennato e che poi troverete in maniera più completa ed esaustiva sulle pagine, sui siti, eccetera, non è un modo per un fotografo di avere a disposizione delle competenze. Infatti, a seconda del genere fotografico, a seconda del tipo di punti deboli, se ci sono, che vengono individuati, potrà essere più utile, come dire, riferirsi a uno di noi piuttosto che all'altro, in base alle competenze, in un lavoro in progress che dovrebbe portare a un miglioramento di quel lavoro. Mi sembra una cosa di grande utilità. La domanda è: ognuno di noi come fotografo è davvero capace di andare a trovare il pelo nell'uovo in quello che fa? A volte serve che te lo dica un altro. Dunque, noi, insomma, umilmente questo ci mettiamo a disposizione per fare, e come ha detto Federica Pava, questa parola del fare, cioè si impara a fare facendo. Avremo anche noi da imparare, cioè noi non siamo i professoroni che arrivano con le tavole della legge e dicono si fa così, si chiacchiera, si parla con un autore, si cerca di capire cosa l'autore vuol dire. E si prova ad aiutare a dirlo. Guai a quel, chiamiamolo consulente, quel foto editor che si sovrappone, scavalca e prevarica cosa succede, che uno, come dire, fa l'autore col materiale degli altri. E no, non va bene. L'autore sei tu, resti tu. Dimmi cosa vuoi dire e io vedo se c'è modo di potenziare il modo per arrivare. Non è che, diciamo, ti dico, va bene, racconta bene, adesso vai a casa e ti faccio l'editing oppure ti dico come si fa. No, è un dialogo, deve essere un dialogo. Quindi oggi definire che cosa sia esattamente un buon fotoreportage
molto complesso, cioè può essere appunto è certamente un racconto. Ecco, questa è la cosa che mi sento di dire, è certamente un racconto di un frammento di realtà. Realtà tra virgolette, realtà ovviamente, come tutti quanti noi sappiamo benissimo, è sia soggettiva che oggettiva da un certo punto di vista. C'è una realtà oggettiva, ma è sempre presa da un punto di vista, quindi in qualche modo è una situazione così, in qualche modo, a mio avviso, ambivalente. Non sono tanto d'accordo con quel tipo di analisi delle immagini o di giornalismo che sostiene che non esista una realtà oggettiva. Ci sono tante realtà soggettive che a un certo punto credo che siano tutte valide e tutte in qualche modo giustamente vanno riconosciute. Al tempo stesso credo che uno debba prendere un po' coscienza e cercare di mettere insieme queste tante visioni per dire però un fatto esiste, una linea va tracciata e un punto fermo da qualche parte va messo. Beh, no, hai Aspetta, detto delle cose, chiuso. sono d'accordissimo, hai anche detto delle cose bellissime, Riccardo. Quindi mi sento forse di rafforzare un po' il concetto, come dici tu, credo che il fotoreportage, la fotografia documentaristica abbia un ruolo importantissimo. Se vogliamo poi riportarci un po' al momento che stiamo vivendo adesso, questo epocale momento veramente che sta passando la nostra società, penso che la fotografia e la voglia di raccontare, di documentare quello che stiamo vivendo ne venga fuori ancora più urgente, no? Quindi si parla spesso, soprattutto quando leghiamo questo nostro fantastico, meraviglioso lavoro a quello che è il mondo del business, no? A questa crisi lavorativa la crisi di un mestiere, ma io in realtà credo che la fotografia non sia mai stata così bene come adesso, no? Tu prima accennavi, no? alla potenza della comunicazione che porta con sé, no? Al fatto che il selfie, che il telefono in mano a un ragazzino sia un'arma potentissima, no? Di racconto. Ne sono assolutamente convinto anch'io. E dunque, quello che credo che sia interessante anche in questo ambito, in questa cosa che stiamo facendo tutti insieme, questo progetto, sia riuscire a fornire degli strumenti a chi ha voglia di raccontare. Credo che la voglia di raccontare sia fortissima in questo momento. Documentare quello che stiamo vivendo è sicuramente qualcosa che sta accomunando tante persone. Quindi reputo che sarà bellissimo seguire anche appunto i lavori di chi vorrà condividere con noi una riflessione. Abbiamo dato, e giustamente è anche funzionale, no? Dare ogni tanto delle etichette all'interno della fotografia, no? Abbiamo parlato di reportage, di ritratto, di documentazione, appunto, ma come dicevi tu, quello che trovo interessante in questo momento è che confluiscono all'interno della capacità di raccontare tanti stili, no? Io forse mi viene un po' dalla mia esperienza lavorativa, non credo che ci sia un solo metodo o un solo stile per raccontare una storia, no? Credo che sia interessante ogni volta cercare di sperimentare quello che è il linguaggio più efficace per la storia che dobbiamo raccontare, ed è per questo che mi sembra molto interessante il gruppo di lavoro che c'è qui. Stiamo parlando appunto di ritratto, di post-produzione, di tante energie, di tante valenze che entrano a far parte della capacità di raccontare. E credo che questo potrà essere una cosa veramente arricchente per chi avrà voglia di mettersi alla prova con questa modalità. Detto ciò, io spero di poter poi soprattutto avere un dialogo personale con chi vorrà. Ho trovato questa iniziativa bellissima anche perché in questo momento di grande distanza, no? Io da fotografo ho sempre valutato molto il confronto con i miei colleghi, ma anche con non solo i miei colleghi fotografi, ma anche con giornalisti, amici. Molto spesso questo della fotografia viene interpretato, viene sentito proprio perché lo fa come un mestiere molto individuale. E questo momento che ci ha tenuto tutti distanti, no? Anche questa modalità adesso, questa nostra chiacchierata, no? È un po' strana, ognuno dentro questo quadratino.
Ho sentito che ha portato delle difficoltà anche a me personalmente, no? Ho sentito veramente la mancanza di un confronto, come diceva prima Leonello, un po' all'antica. Spero che avremo modo di ritornare a quella modalità, ma trovo veramente molto interessante adesso questa iniziativa, perché in questo momento di distanza penso che sarebbe, che sia importante per chi vorrà portare i suoi lavori a noi, ma anche per noi stessi, come fruitori, come lettori di queste energie, riuscire a riconnetterci a livello umano. E questo, come dicevi tu, anche tu prima, Riccardo, è una delle cose che caratterizza il fotoreportage, no? Come dicevi tu, quello che facciamo lo facciamo sicuramente per gli altri, ma anche per scoprire noi stessi, no? Per aprire una comunicazione anche con noi. E quindi non faccio altro che, insomma, rafforzare quello che hai detto tu, e spero che questa sarà l'occasione giusta per riuscire a sviluppare dei progetti, a sviluppare un modo di ragionare e di documentare l'epoca che stiamo vivendo. Che la scelta di proporre, che credo sia davvero un plus valore, delle possibilità di momenti uno a uno con ognuno di voi, non è solo la ricchezza di quel momento di formazione, ma, come dicevi Andrea, anche il riappropriarsi della relazione diretta in cui parlarsi, e sarà così anche quando lo riprenderemo dal vivo. Ci sarà la possibilità concreta di sedersi davanti ad Andrea Frazzetta, a Riccardo Venturi, a Trovati, a Leonello Bertolucci, e vis-à-vis parlare concretamente del fare della fotografia. Abbiamo parlato di racconto, di storia, di progetto. Beh, se ci fate caso, sono tutti, come dire, dei termini e degli ingredienti, in un certo senso, che noi ritroviamo nella fotografia di matrimonio, soprattutto nella fotografia di matrimonio che io definisco moderna, dove c'è sempre più voglia di uscire fuori come autori, quindi come coloro i quali in un certo senso interpretano come una sorta di progetto, se vogliamo, quella giornata e tentano di dare un'impronta davvero molto personale a quello che è un racconto, quale il matrimonio, che in un certo senso, se vogliamo, racchiude un po' tutti questi generi di fotografia che noi stiamo affrontando. Racchiude il ritratto, racchiude il reportage. Racchiude la capacità di avere anche in post-produzione come dire, una firma personale netta, quindi si è lo stampatore di se stesso in un certo senso, diciamo così. Quindi la fotografia di matrimonio oggi è davvero una fotografia di qualità, ecco. Non è più quello che si credeva fino a un certo punto, fino a qualche anno fa, con una sorta di fotografia, se vogliamo, di serie B o con una sorta di rifugio per chi magari non ha avuto la possibilità, ecco, di avere degli assignment, quindi dei lavori commissionati, e quindi in un certo senso si è dovuto rifugiare in questo mondo. Non è più così. È una fotografia molto complessa. Tu l'hai visto, l'abbiamo sperimentato insieme durante l'ultimo concorso che abbiamo affrontato insieme come giurati con ANFM, l'Associazione Nazionale dei Fotografi di Matrimonio, dove abbiamo potuto, come dire, esplorare tutta una serie di lavori veramente di alta qualità. E quindi quello che mi aspetto in un certo senso, in primis, di apprendere. Giustamente Leonello all'inizio ha detto bene, non si finisce mai di apprendere fino all'ultimo giorno. Quindi è per ciascuno di noi sicuramente un'opportunità di apprendere uno dall'altro e di dare la possibilità a chi vorrà, insomma, di, come dire, di condividere la nostra esperienza e cercare di, in un certo senso, far uscire fuori dei lavori che siano di gran qualità. Sì, beh, tutto quello che è stato detto è esattamente quello che mi aspetto e che racchiude la fotografia. Come dicevi tu, è più bello forse parlare di una fotografia generale, non più molto specifica. Certo,
Certo, la fotografia sportiva è una cosa completamente diversa rispetto al reportage, però c'è la tendenza, soprattutto nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, anche qui di raccontare non solo il gesto tecnico che si vede sempre in televisione, che poi la gente se lo ritrova poi sui giornali o sulle campagne pubblicitarie, quello che è, ma appunto l'unire le cose e sicuramente fa la differenza. Raccontare una storia, cioè raccontare il personaggio all'interno di quello che lui sta facendo, il gesto tecnico, ma però portato su una storia, è sicuramente una cosa particolare, diversa. E più di, come diceva prima Riccardo, il reportage è nato un po' per raccontare il mondo alle persone che non possono spostarsi per visitare il mondo, per vedere, perché per tanti vari motivi. Mentre la fotografia sportiva, vendendola molto in televisione, poi la gente si aspetta che il gesto tecnico o l'esultanza o quella cosa particolare che si vede in televisione venga riproposta poi sulla carta stampata o in fotografia. Ma quello che io poi ci tengo a dire, cambiando un po' il discorso, è che questo progetto è veramente bello, mi piace perché appunto c'è una contaminazione di tanti generi, di tante persone, di tanti professionisti, che ognuno ha il suo lavoro, la sua nicchia, però è il bello che, non so, che io commenti una fotografia di matrimonio e che viceversa Alessandro commenti una fotografia sportiva, o Riccardo, o Andrea, o tutti, insomma. Questo sicuramente è un aspetto molto bello, molto particolare, che può essere molto d'aiuto anche a persone che hanno voglia di confrontarsi, condividere anche su diversi generi fotografici, che però la mia speranza è quella che poi tutti portano al concetto di fotografia a sé, senza tante differenze di genere, o io sono sportivo, tu sei reportage, tu sei, insomma, essere una cosa un po' più comune, più globale. Questo, secondo me, è quello che dovremmo fare, comunicare, confrontarci, ecco, come diceva Andrea, il confronto, anche spesso io e Andrea ci confrontiamo perché siamo amici, il confronto tra i fotografi, secondo me, è una cosa bellissima, fondamentale, perché tanti, molti si chiudono, ma invece è il bello, il confrontarsi, anche sulle cose banali, su come è stata fatta, su come l'hai pensata, insomma, questo. Anche dei buoni progetti, nel senso dei progetti coerenti con degli dilemmi personali e quindi comunque dei progetti autoriali, però poi già a metà del lavoro si pongono il problema: sì, e poi cosa ne faccio? E soprattutto come lo imposto? Al giorno d'oggi è molto più facile di una volta fare editoria, per esempio. Sia trovare degli sbocchi editoriali, infatti, ne so, io mi occupo molto di editoria ultimamente, sia autoprodurre fanzine, libri, non è più, cioè, è molto meno difficile di una volta e anche molto meno costoso. Però sviluppare un progetto e finalizzarlo perché diventi un libro è diverso tendenzialmente dal finalizzarlo perché diventi una mostra, oppure finalizzarlo perché poi sia veramente vendibile e a chi sia vendibile. Visto la crisi attuale, uno può pensare che non esistono più sbocchi editoriali, non si possono più vendere giornali. La realtà è che fotografia si vende tuttora e si venderà anche in futuro. Sono cambiati sicuramente i termini dei deal e soprattutto sono cambiati molti modi in cui si vende fotografia. Ecco, io mi occupo di fotografia da 30 anni e penso di poter dare il mio contributo a questo gruppo di lavoro per aiutare degli autori anche bravi che però abbiano bisogno magari di focalizzare di qualcuno dall'esterno, perché come diceva per esempio prima Alessandro, effettivamente a volte bisogna essere esterni per poter aiutare a focalizzare bene un lavoro. E quindi sono qui per dare il mio contributo in tal senso. Ok, Giuseppe Del Deo chiede, scrive: collettivamente credo ci siano un paio di secoli di esperienza professionale raccolti in questo momento.
Chi è il partecipante più adatto a questo laboratorio? È stato pensato con un utente tipo in testa? Chiunque la possibilità di confrontarsi con questo parterre che vedi qui. Nel senso che noi comunque attueremo una selezione, nel senso sceglieremo, come ho detto all'inizio della diretta, massimo 10 lavori. Può partecipare chiunque abbia, come parole che hanno usato Frazzetta, Riccardo, Venturi, chiunque abbia un racconto e noi valuteremo se questo racconto è talmente interessante e forte da essere portato avanti. Sì, beh, se posso aggiungere, devo dire che se in una situazione del genere sono sicuro che tutti noi impareremo qualcosa. Quindi in realtà noi abbiamo esperienza di anni, però magari chi viene appunto scelto non ce l'ha, per cui quello è il valore aggiunto. Però impariamo anche noi, quindi si impara sempre, non c'è da aver paura. L'importante, secondo me, se posso aggiungere, è che siano persone che abbiano voglia di lavorare su un progetto, no? Di portarlo avanti, di mettersi in discussione e di farlo crescere assieme, quello sì. Quindi anche una certa, chiamiamola, serietà e costanza su questa cosa qua. Secondo me, noi con questo laboratorio avremo un utente tipo ed è una persona intelligente che ama la fotografia, che ama quindi la fotografia come linguaggio e che coltiva quindi dei progetti e che si rende conto dell'aiuto che potrebbe ricevere in un opificio dei professionisti esperti che potrebbero veramente fargli risparmiare tempo e denaro nello sviluppo di uno dei suoi progetti. Questo è il nostro utente tipo. Molto brevemente, sarei anche felice se un utente di tipo fosse un ragazzetto diciottenne che non sa niente di fotografia, che ha soltanto voglia di lanciarsi e buttarsi in un progetto nuovo, che fosse anche così un po' così vergine dal punto di vista fotografico, semplicemente con una grande passione, con delle idee e che abbia un po' così il coraggio di dire: mi scommetto su me stesso e vedo che cosa posso tirar fuori da queste idee? Questo sarebbe un utente che mi sarebbe anche simpatico. Che vanno a branco su web, si riuniscono, seguono le mode in qualche modo, anche no, cercano di aggregarsi attraverso i social. A cui manca però un po', non solo l'esperienza, ma proprio la fiducia nel fatto che chi ce l'ha non sia solo a giudicarli. Cioè, molto spesso io vedo persone che dicono: Dio, io vorrei andare a fare delle letture portfolio, però poi magari mi smontano. Allora, il senso di questo opificio, se ne è parlato molto con Federica e con gli altri, cioè, non è quello di giudicare. Come diceva Riccardo Venturi benissimo adesso, cioè, l'ideale sarebbe proprio quella persona, quel cane randagio come me, dotato di entusiasmo verso questo linguaggio, che è un linguaggio diventato importante quanto la parola nell'esprimersi. Poi c'è chi parla la parola in maniera forbita e chi scrive splendide poesie non essendo in realtà un fine letterato. Questo non significa, non è un elogio all'espressione dell'imbecillità, naturalmente, ma un elogio alla possibilità che, come anche succede in arte del resto, in arte figurativa, nella pittura, eccetera, l'istinto qualche volta porta delle persone che si sgrezzano e che nel confronto trovano delle illuminazioni che a volte persone che ci sono state su decenni non trovano. Questo oggi non solo è possibile, ma come diceva Angelo, oggi le forme poi dell'editoria, dell'espressività attraverso le mostre, dell'incontro con il pubblico, eccetera, è enormemente ampliata. Quindi è un attimo, come dire, che l'idea, corroborata anche dalla consulenza, dall'amicizia, direi, o più che la consulenza, con persone che hanno grande esperienza, può portare dei grandissimi risultati. Dare valore alla relazione diretta e che non è solo a questo punto solo di relazione in sé, ma è anche la possibilità di avere un momento mio personale di approfondimento. Credo che sia davvero una
soluzione importante per davvero andare a fondo di quello che si vuole guardare, far vedere, raccontare. Questo sì. Chele. Ciao a tutti ragazzi e grazie per l'attenzione a tutti. Ciao a tutti, vi ringrazio, dai, aspettiamo i vostri progetti. Riccardo. Grazie di averci seguito e sì, aspettiamo che ci mandate le vostre cose e ci rivederci su questi schermi, insomma. Alessandro Trovati. Ciao a tutti, grazie, aspettiamo i diciottenni, che fosse più bello. Ciao. Leonello. Allora, un fotografo se non è curioso non va molto lontano. Allora, per definizione, noi siamo tutti, queste facce che vedete sono facce di persone curiose e allora noi siamo curiosi di vedere cosa ci proponete. Angelo? Un'esortazione per Aspera ad Astra, verso le stelle, vai! Albert? Saluti a tutti e anch'io sono molto curioso di vedere cosa ci portate.